Ciao a tutti ragazzi e bentrovati. Oggi parliamo di tecnica e in particolare di legato. Allora, se sei nuovo, iscriviti e clicca sulla campanellina in modo tale da rimanere sempre aggiornato. Il legato è una tecnica chitarristica che ci consente di risparmiare lavoro con la mano destra. In sostanza, utilizzando un solo movimento, quindi una sola plettrata, possiamo far seguire attraverso una tecnica della mano sinistra altre note al nostro fraseggio. Queste note quindi non verranno plettrate, ma verranno prodotte attraverso due tecniche particolari che prendono il nome di hammer-on e pull-off. Hammer-on significa martellare e se andiamo sulla chitarra, il movimento che dobbiamo eseguire è, ad esempio, posizionando il dito indice sul primo tasto del mi basso, quindi della sesta corda, dovremo far risuonare questo sol, ad esempio, al terzo tasto, praticamente martellando proprio col dito. E questo è un legato fra il Fa e il Sol. Praticamente, se vedete il gesto, stiamo effettivamente martellando sul terzo tasto. Il legato ovviamente si può eseguire anche su altri tasti, quindi ad esempio fra il primo e il secondo, ma anche fra il primo e il quarto. Ogni coppia di dita ha la sua difficoltà, quindi quando andiamo a sviluppare degli esercizi che potenziano il legato, dobbiamo stare attenti a fare in modo di non trascurare nessuna coppia di dita. Ora, l'altro tipo di legato che troviamo è il pull-off, che significa letteralmente strappare. Infatti, facciamo il contrario di quello che abbiamo fatto con l'hammer-on e vediamo che posizionando l'anulare sul sol, quindi sul terzo tasto della corda del mi basso, dobbiamo tirare verso il basso, letteralmente strappando la corda. Ovviamente il dito indice dovrà già essere pronto sul primo tasto per poter riprodurre la nota legata. Ma potremmo farlo anche per altre coppie di dita, così come abbiamo visto per l'hammer-on, tipo ad esempio fra il terzo e il secondo dito, quindi fra un sol e un fa diesis, ma anche fra il quarto e il primo. Quindi avremo un sol diesis e un fa. Ma possiamo eseguirne un'altra ancora fra altre due coppie di dita, ad esempio fra il dito numero 4, cioè il mignolo, e il dito numero 3, l'anulare. Quindi metteremo sul quarto tasto sol diesis, tenendo già pronto il dito anulare sul terzo tasto sol. E questo era il pull off. Come ho detto in precedenza, per poter sviluppare a fondo questa tecnica non dobbiamo assolutamente trascurare nessun set di dita. Il legato può essere anche fra più note, ad esempio plettrando una sola nota, il Fa, possiamo far seguire il Fa diesis e il Sol, ma anche il contrario. E possiamo eseguirlo anche con quattro dita. Quindi plettriamo la prima nota e leghiamo tutte le altre. Ora io vi proporrò qualche esercizio per iniziare a sviluppare questa tecnica. Sono esercizi abbastanza semplici e si basano sull'1, 2, 3, 4 praticamente, anche se lo eseguiamo magari solo con due dita, ma il riferimento è sempre quello, quindi un dito per ogni tasto della chitarra, primo, secondo, terzo, quarto. Quindi il primo esercizio che dobbiamo eseguire è quello che svilupperà l'abilità del legato su due dita, le prime due, quindi indice e medio, e faremo sul primo tasto del mi basso, legheremo appunto primo e secondo tasto. Poi scenderemo e su tutte le corde. Una volta giunti al micantino, porteremo avanti il medio e faremo invece un pull off. Può bastare fino al quinto tasto, ovviamente poi si ritornerà indietro nel senso opposto.
Ora faremo lo stesso esercizio fra il primo e il terzo dito, quindi fra indice e medio. Quindi primo tasto del Mi basso e terzo tasto sempre della stessa corda. E poi indietro. Se avete fatto caso, nel secondo esercizio ho utilizzato la plettrata alternata, cioè le prime due note legate plettrate in giù, le altre due plettrate in su. Allora, questo è un esercizio di coordinazione che può essere aggiunto all'esercizio. Se non riuscite all'inizio, tranquillamente potete plettrare tutto verso il basso, però sarebbe bene inserire anche questo movimento della mano destra che praticamente alterna la plettrata. Quindi aggiungiamo un elemento di difficoltà e acquisiamo un'altra competenza motoria. Quindi poi il lavoro che dobbiamo fare in seguito è utilizzare anche altre coppie di dita. Avete visto anche voi, ogni tanto la mano destra perde un po' il ritmo della pennata alternata. Comunque fateci attenzione se volete sviluppare questo esercizio, perché è davvero molto utile, perché dovete splittare un po' il cervello. Con la mano sinistra dovete stare concentrati sul legato, con la mano destra dovete stare concentrati sulla plettrata alternata. Poi eseguiremo la stessa cosa anche con il terzo e il quarto dito. A un certo punto vi renderete conto che la mano sinistra lavora davvero tantissimo, e questo è un buon esercizio anche a livello di stretching e di preparazione prima di una sezione di studi o prima di una performance. L'ultimo esercizio che vi propongo, che un po' li riassume, è quello di alternare sulle quattro dita, quindi fra indice, medio e anulare e mignolo, la Meron e il pull off, e vediamo come. Primo, secondo e faremo un Ameron. Quarto, terzo, faremo un pull off. E così via. Dunque ragazzi, come avete visto, questi sono esercizi buttati giù lì proprio su due piedi, nel senso che il legato ci offre la possibilità di ottenere tantissime combinazioni. Voi volendo potrete aggiungerne anche altri di vostra invenzione, quindi sbizzarritevi, perché c'è davvero tantissimo lavoro, visto che si possono combinare i set delle dita, possiamo suonare quattro note di fila utilizzando proprio il legato. Quindi ragazzi, potete davvero divertirvi con questa tecnica, che vi consente di ottenere un fraseggio molto fluido e veloce. Attenzione però a due cose, e avete notato forse che nella mia esecuzione c'è anche un po' di imprecisione, quindi c'è anche qualche suono che si porta dalle note precedenti, quindi c'è qualche ronzio, qualche imperfezione. Quindi attenzione a come diteggiate e ai suoni che vi portate appresso. Quindi cercate di essere precisi, perché alla fine, se eseguite l'esercizio in modo scorretto, probabilmente poi per correggerlo, una volta che l'avrete praticato per molto tempo, sarà un po' più difficile. Altra cosa importantissima, secondo me conviene eseguirlo col metronomo, anche perché vi renderete conto che spesso potrete trovare degli accenti che vi confonderanno un po' l'idea. Quindi cercate di essere precisi anche da un punto di vista ritmico. Quindi ragazzi, come al solito, vi lascio un augurio di buona musica, sperando di ritrovarvi ancora su questo canale per parlare di chitarra e di musica. Ciao a tutti, alla prossima!